Buongiorno dal TG1. La Chiesa deve evitare nuovi colonialismi, il fuoco che divora popoli e culture. Con queste parole Papa Francesco ha aperto il sinodo per l'Amazzonia. Da domani fino al 26 ottobre 184 padri sinodali e 17 rappresentanti delle comunità indigene affronteranno i temi della crisi climatica, della povertà, dello sfruttamento, delle risorse ambientali. Ignazio Ingrao. I volti e i colori dei popoli indigeni nella Basilica di San Pietro. A piedi scalzi portano i doni dell'Amazzonia, aggredita dagli incendi e violentata dagli interessi delle grandi multinazionali. Dio ci preservi dall'avidità dei nuovi colonialismi. Il fuoco appiccato da interessi che distruggono, come quello che recentemente ha devastato l'Amazzonia, non è quello del Vangelo. Il destino dell'Amazzonia è il destino di tutti, dice il Papa. Ci sono anche i 13 nuovi cardinali creati ieri nel Concistoro. Ecologia integrale significa difendere ambiente e giustizia sociale. Tra il 2003 e il 2017 sono stati uccisi oltre 1.100 indios che cercavano di proteggere i loro territori. Tanti fratelli e sorelle in Amazzonia hanno versato sua vita. Per loro, per questi che stanno dando la vita adesso, camminiamo insieme. All'Angelus Francesco chiede di pregare per il Sinodo. La Chiesa, dice, sappia aprirsi alle novità dello Spirito. Migliaia di fedeli in piazza San Pietro per ascoltare le parole del Papa. In diretta, Marco Clementi. Costumi, colori, copricapi delle popolazioni indigene dell'Amazzonia. Pensate, sono 390, parlano 240 lingue differenti. Prima in Basilica per la messa con il Papa, poi qui in piazza per l'Angelus. Insomma, l'Amazzonia qui in Vaticano. E forse questa volta la parola più abusata del giornalismo, la parola storico, può essere utilizzata non a sproposito. Tutto è collegato, scriveva già 4 anni fa nella sua enciclica Laudato Si Papa Francesco. Il grido della terra è collegato al grido dei poveri. Tutti siamo responsabili della sofferenza della nostra casa comune. Non siamo a Roma per il Sinodo solo per fare una foto con il Papa, ha detto un vescovo dell'Ecuador, ma per fare sentire il grido dell'Amazzonia e la ricchezza, la bellezza di quelle terre, la difficoltà e la miseria delle persone che ci abitano, come è successo quest'estate con gli incendi e come ricostruiamo nel servizio di Monia Venturini. La situazione è tornata sotto controllo a settembre con la fine della stagione secca, ma quella trascorsa è stata un'estate di fuoco per l'Amazzonia, la più grande foresta pluviale del mondo, una tragedia dai costi ambientali e sociali esorbitanti. Un'ecoregione, così la chiamano gli esperti, che conserva il 20% delle acque globali. Gli incendi liberano quel carbonio nell'atmosfera, aumentando così i danni dei cambiamenti climatici globali. I dati diffusi dall'Istituto Nazionale per le Ricerche Spaziali del Brasile fanno paura. Ad agosto ci sono stati 80.000 roghi in tutto il paese, un aumento del 70% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Più della metà si sono verificati proprio nella grande foresta pluviale. Roghi dolosi, appiccati per ricavare terre da sfruttare per i pascoli e l'agricoltura. Il resto del mondo ha assistito inorridito allo scempio. Il presidente del Brasile, Bolsonaro, ha reagito alzando le barricate. Un altro paese. L'Amazzonia non è un patrimonio dell'umanità, ha ripetuto in Mondovisione nel suo discorso all'ONU. I paesi stranieri si sono intromessi in una questione brasiliana con spirito colonialista. Gli incendi e il cambiamento climatico distruggeranno la nostra foresta e le nostre comunità, dice al TG1 Riccardo, capovillaggio dell'etnia indigena Maiuruna. Per Bolsonaro noi non esistiamo.